Allora, Leonardo Tricarico è stato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, adesso è presidente della Fondazione ICSA, considerato il centro di studi più autorevole in Italia sulle questioni di sicurezza. Cosa non la convinceva del discorso della Lussana? Ma tante cose. Fondamentalmente, mi sembra che aprire un dibattito e un confronto in un mondo di egoismo, purtroppo, i risultati, che si ottengono sono veramente deludenti. Quindi io sono convinto che il riferimento al Vangelo che faceva Padre Camillo, alla legge fondamentale della vita, sia un giusto richiamo, però, se questo richiamo non viene sentito, non c'è sensibilità verso questo tipo di motivazioni, è inutile Però la Lussana proseguire su diceva, questa strada. No, guardi, mi faccia continuare per cortesia, perché sicuramente volevo dire alla Padania, ci sono dei riferimenti, diciamo, più perentori, a cui fare appello e a cui nessuno si può le leggi sottrarre. Allora, internazionali. esatto, un punto fondamentale che non vedo, nei media, insomma, non vedo, Sviluppato. esatto, sviluppato da alcuno, è quello che l'Italia, come tutti gli altri paesi dell'ONU, hanno contratto un obbligo solenne, ratificato dai parlamenti, dal Presidente della Repubblica, in base al quale chiunque è in pericolo in mare deve, lo Stato italiano, come tutti gli altri Stati, sono obbligati ad intervenire a soccorrere. In qualunque, maniera questo pericolo dovesse venire ravvisato, non ci si può sottrarre a I questo obbligo. respingimenti non sono Quindi possibili. il respingimento è una parola che non esiste, va derubricata. Quindi, In secondo me, mare le persone devono da essere qui salvate. bisogna partire. Purtroppo, un concetto ben chiaro in ambito ONU non è altrettanto chiaro in Europa. Quindi in Europa, secondo me, andrebbe costruita un'iniziativa politica o con tutte altre forze, diciamo, che possono contribuire, come Amnesty, la Chiesa, eccetera, in modo che questa Europa che ha vinto il Nobel per la pace 2 anni fa, che mena vanto di essere costruita su dei, diciamo, diritti fondamentali dell'uomo, ecco, come mai c'è questa voragine, non questa lacuna, questa voragine nella tutela del Che diritto a Triton non non colma? Che annegare mentre si fugge dalla carestia e dalla guerra? Triton non colma? Triton è un'altra cosa, Padre Camillo l'ha detto in maniera perentoria, io lo voglio ripetere a più alta voce. Triton è un'altra cosa. Frontex, che è, diciamo, antecedente a Triton, L'agenzia nasce come meccanismo di compensazione a Schengen. Cioè con Schengen si sono chiuse le frontiere, sono sparite le frontiere sono aperte. intereuropee, quindi cioè, proteggiamoci dall'esterno meglio. E quindi non ci sono misure 30.000, 20, non esiste, tutto questo c'è un'area di Senta, responsabilità Tricarico. dell'Italia in cui vanno soccorsi tutti. Tricarico, lei dice quindi che l'Europa è la grande assente, Assolutamente. sostanzialmente, ma come può l'Europa porsi al centro di tutto questo, con più fondi, concretamente, come interviene? Più concertazione? Allora, l'Europa che ha ritenuto di dover proteggere la propria economia, la propria finanza, con Maastricht, oggi deve stabilire degli standard che vincolino i paesi del Mediterraneo ad attrezzarsi con delle robuste capacità di ricerca e soccorso in mare. E deve, essere vincolante questo, e ci devono essere anche delle procedure di infrazione per chi non lo rispetta. Non è possibile che oggi l'Italia soccorra, no? E la Spagna O la gli Grecia. Cioè spari addosso, o la Grecia o Malta si giri dall'altra parte. Questo non l'Europa è non ha una politica concepibile. comune, insomma, L'Europa su non può questi temi. accettare dei comportamenti così difformi da paesi che sono alla stessa Unione e che tutti hanno sottoscritto quel vincolo, quell'accordo a soccorrere in mare. Generale.